Per questo settimo appuntamento con le disequazioni trigonometriche, cercheremo di risolvere questa disequazione. La particolarità di questa disequazione è data dal fatto che il coseno e il seno hanno due argomenti diversi. Lo scopo, prima di discutere e vedere come risolvere la disequazione, è quella di portare allo stesso argomento entrambe le funzioni trigonometriche. Prima di tutto portiamo il radice di 3 a primo membro e quindi scriviamo 2 radice di 3 cosen quadro x meno radice di 3 meno seno di 2x minore di 0. Mettiamo in evidenza il radice di 3 fra primo e secondo termine e otteniamo radice di 3 che moltiplica 2 coseno al quadrato di x meno 1 meno seno di 2x minore di 0. Ora, per quanto riguarda il termine tra parentesi, possiamo vedere facilmente, lo scriviamo qui in alto, che 2 cosen quadro x meno 1 è uguale, trasformando il coseno al quadrato di x meno seno al quadrato di x più coseno al quadrato di x, usando la relazione fondamentale della trigonometria, cioè sin quadro x più cosen quadro di x. In quanto il 2 cosen quadro x possiamo scindere in cosen quadro x e più cosen quadro x. 1 lo possiamo associare al meno 1 e quindi trasformare tutto appunto in meno sen quadro x. Ma questa non è altro che la formula di duplicazione del coseno, cioè questo è uguale al coseno quadro di x, no, scusate, al coseno di 2x. Coseno di 2x. Ora sostituiamo nella nostra disequazione e otteniamo radice di 3 che moltiplica il coseno di 2x meno seno di 2x minore di 0. Ora possiamo dividere e moltiplicare per il coseno di 2x e otteniamo la disequazione equivalente, radice di 3 meno tangente di 2x che moltiplica il coseno di 2x, tutto minore di 0. Discutiamo il segno dei due fattori a primo membro e quindi il primo è radice di 3 meno tangente di 2x maggiore di 0, che è soddisfatta questa disequazione quando la tangente di 2x è minore di radice di 3, in quanto portiamo radice di 3 al secondo membro e otteniamo meno radice di 3, dividiamo per meno 1, moltipliamo per meno 1 e quindi otteniamo tangente di 2x minore di radice di 3, in quanto moltiplicando e dividendo per un numero negativo il segno della disequazione cambia. E questo è per quanto riguarda il primo termine. Il secondo termine è positivo quando il coseno di 2x è maggiore di 0. Allora, il secondo termine è positivo nel primo e nel quarto quadrante, quindi siamo in questa zona qui che sto evidenziando del cerchio trigonometrico, quindi tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. La tangente di 2x è minore di radice di 3, intanto siamo a valori positivi, quindi siamo nel primo e nel terzo quadrante. La radice di 3 è la tangente che caratterizza l'angolo pi greco terzi, quindi questo è pi greco terzi e poi nel terzo quadrante siamo a 4 terzi pi greco.
quanto vi ricordo che il seno di pi greco terzi è radice di 3 mezzi, il coseno è un mezzo, dividendo viene proprio radice di 3 positiva, e quindi sono caratterizzati dagli angoli che ho appena disegnato. Ora, minore di pi greco terzi significa che dobbiamo evidenziare questa parte del cerchio trigonometrico e poi quest'altra dove la tangente appunto è minore di radice di 3 fino a qua. Ora andiamo a vedere per quanto riguarda concordanze e discordanze e quindi a stabilire il segno nei vari settori in cui è divisa la circonferenza, il cerchio trigonometrico. Allora, partendo da 0, tra 0 e pi greco terzi la disequazione è positiva, tra pi greco terzi e pi greco mezzi è negativa, negativa anche fino a 4 terzi pi greco, partendo da pi greco mezzi, tra 4 terzi pi greco e 3 mezzi pi greco è positiva, ed è positiva anche tra 2 terzi, 3 mezzi pi greco e 2 pi greco. La disequazione ci chiede la negatività e quindi possiamo scrivere che l'intervallo che soddisfa la disequazione è quello che vede 2x compreso tra pi greco terzi più 2k pi greco e 4 terzi pi greco più 2k pi greco con 2x diverso, scusate, 2x diverso da pi greco mezzi più 2k pi greco. Questo significa che x deve essere compreso tra, ora dobbiamo dividere per 2, quindi pi greco sesti più k pi greco e 4 sesti pi greco, quindi 2 terzi pi greco, 2 terzi pi greco più k pi greco. E per quanto riguarda invece la condizione di esistenza della tangente, x diverso da pi greco quarti più k pi greco. E questa è la soluzione della nostra disequazione di partenza. Grazie a tutti e alla prossima.